Ho pensato che in un momento come questo potesse essere una buona idea creare un salottino che spero i nostri clienti possano goderne al più presto. È una sorta di abbraccio alla città di Lanciano, come per dire, ecco, ci siamo ritrovati finalmente. Un salottino che fa accoglienza per recuperare quel rapporto sociale che si è perduto con la quarantena. È l'idea di Isabella e Marco Simonetti dell'edicola ai Portici di Lanciano. Il tavolino della suocera, la panca comprata al mercatino della città, sedie e lampada in stile e l'atmosfera è fatta. La gente, dice Isabella, 30 anni nel campo della moda, ha voglia di socializzare. Nel nostro salottino innanzitutto c'è l'accoglienza che è sempre stata la nostra forza, poi c'è una guida alla scelta della rivista. Adesso a me dispiace che la fornitura non è ancora arrivata per intero, ma si cerca di consigliare una rivista, un intrattenimento per il pomeriggio, per chi non ha voglia di uscire di nuovo, e quindi è modo per stare insieme e dare del nostro meglio. Ormai non siamo più porgitori di prodotto, ma siamo parte complementare, diciamo, dei nostri clienti e anche di chi non ci conosce. Non ha mai acquistato un giornale, non fa niente. Un sorriso c'è per tutti. È stato un momento in cui ci siamo fermati, dobbiamo continuare ad essere prudenti, non portare le mascherine non indossate, ma come se fosse un complemento dell'abbigliamento, vale a dire un bracciale. La coppia è romana, si è trasferita a Lanciano da qualche anno perché, dice Isabella, questa città è come un salotto. E devo dire che la situazione è meno grave di quanto si possa immaginare. La gente ha voglia di ritrovarci, ha voglia di buon umore, ha voglia di parlare, di chiacchierare. E per esempio, quella che è sempre stata la nostra disciplina presso appunto la nostra edicola è quella di salutare tutti. C'è qualcuno che rimane un po' interdetto, come per dire ci conosciamo, ma è così piacevole dare il ricevere un sorriso da parte di tutti. Siamo in pista, l'Italia siamo noi e dobbiamo accendere la luce.